Quando una persona o una società vuole acquistare qualcosa, la casa, il negozio, la macchina, il cellulare o iniziare un'attività, può avere il problema di non avere i soldi necessari per farlo, soldi che possono essere ottenuti tramite un finanziamento. Il finanziamento è quindi un prestito di denaro che deve essere restituito ed è concesso da banche e società. Oltre alla restituzione della somma ricevuta, chiamato capitale, occorre pagare anche gli interessi, che sono una somma ulteriore che serve a coprire il sacrificio di privarsi dei propri soldi e il rischio di non essere rimborsato. Ma a chi si concede un finanziamento? Ovviamente a chi merita fiducia, a chi cioè crediamo che sia capace di rimborsarlo, in base allo stipendio, ad altre forme di guadagno e alla regolarità nel rimborso di altri prestiti. Ci sono varie forme di finanziamento, ma le più diffuse sono quelle che prevedono il rimborso a rate mensili. Se la banca non è del tutto sicura che la persona che chiede un prestito sia in grado di restituirlo, pensiamo a un giovane alla prima esperienza che quindi non ha un reddito proprio, può richiedere delle garanzie. Ma cosa sono le garanzie? Facciamo un esempio. Sei un giovane senza reddito e vuoi aprire un negozio. La banca ti chiede se qualche persona a te vicina è disponibile a dichiarare che provvederà lui, garante, a pagare il debito qualora tu non dovessi farcela con l'attività che vuoi aprire. Ecco descritta una forma di garanzia. Intervengono quindi il papà, la mamma o un altro amico o parente. Questa garanzia viene spesso usata anche nei mutui per l'acquisto della casa da parte di giovani. La banca in tal caso iscrive anche un'ipoteca, ossia una garanzia, per tutelarsi e quindi evitare che la casa possa essere venduta o comprata senza aver prima pagato il debito. Attenzione però, mai rivolgersi per un prestito a persone e società non accertabili, non affidabili e o non soggette ai controlli molto severi e rigorosi previsti dalla legge per banche e società di credito. Una cosa molto importante, infine, è verificare la documentazione per capire bene quanti soldi in tutto dovrai restituire. Questo per evitare spiacevoli sorprese.